Presidente, per evitare di essere interrotto, le anticipo che al termine del mio intervento chiedo che questo venga trasmesso alla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Palermo, alla Procura della Repubblica di Trapani e a quella di Marsala. Consigliere Randazzo, un attimino. Vuole ripetere quale segretario deve segnare? Alla DDA di Palermo, alla Procura della Repubblica di Trapani, alla Procura della Repubblica di Marsala. Grazie. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di voi. Questo debito dobbiamo pagarlo gelosamente, continuando la lotta, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli disse: «La gente fa il tifo per noi», e con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto e all'appoggio morale che la popolazione dà al lavoro dei giudici. Significava qualcosa di più, significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Questo, Presidente, era Paolo Borsellino, non il protagonista di una fiction che va su Canale 5. Per tutte le pecore politiche che pascolano in questa città, Presidente. Era un uomo di Stato, non un eroe. Dico non un eroe perché era uno che ha fatto il proprio dovere, quello che dovrebbero fare tutti indistintamente, dentro e fuori le istituzioni. Un unico dovere abbiamo, quello di garantire il rispetto delle leggi di questo Stato, Presidente. Ed io, caro Presidente, fino a quando avrò forza in corpo, tenterò in tutti i modi e in tutti i luoghi di fare questo, caro Presidente. E perché dico ciò? Perché noi uomini delle istituzioni, facenti parte di una terra bellissima e disgraziata, come diceva Paolo Borsellino, abbiamo una grande responsabilità, quella che prima di ogni cosa, di ogni concetto, soprattutto in politica, dobbiamo aver ben presente quello che è stata la nostra terra nel ventennio passato. E dobbiamo, per forza di cose, prima di tutto, anteporre i nostri interessi, le nostre ambizioni, il nostro modo di fare politica e il parlare della politica stessa, lo dobbiamo anteporre a un concetto ben chiaro, che è quello della lotta alla mafia, della lotta alla contiguità con la mafia e al rispetto delle regole per la legalità e per garantire l'esercizio democratico e trasparente delle istituzioni politiche e burocratiche, Presidente. E a tal proposito, Presidente, voglio protocollare quest'oggi un'interrogazione. Con la presente, io sottoscritto consigliere comunale, dato l'articolo del regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, diritto, articolo 27, diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, vista la notizia riportata dagli organi di stampa circa la cosiddetta operazione Visir disposta dalla DDA di Palermo, mediante le quali sono state emesse 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Considerato che tra i destinatori di tali provvedimenti vi è il congiunto della titolare della ditta Cucchiara Fina Daniela, destinataria di numerosi affidi diretti tramite somma urgenza tra il 2014 e il 2016 con determine dirigenziali e ordinanze sindacali, vista anche
La notizia uscita sul periodico TP24 circa il presunto coinvolgimento per falsa testimonianza di un membro della Giunta nei procedimenti relativi a Giuseppe Giammarinaro, ricordo, già condannato tramite patteggiamento per i reati di corruzione, concussione, associazione per delinquere e abuso d'ufficio, nonché oggi sorvegliato speciale, ritenuto in un territorio come il nostro ad alta influenza mafiosa e delinquenziale primaria la difesa dei principi di legalità e trasparenza della pubblica amministrazione e dei detentori di incarichi politici, anche a tutela dell'immagine dell'ente comune di tutto il territorio comunale di tutti i cittadini di Mazzarello del Vallo, si interroga il sindaco della città circa la responsabilità o la sussistenza o la verità sui fatti prima esposti dall'apparato burocratico e politico in riferimento a tali vicende, se eventualmente l'ente comune in toto sia stato destinatario di un qualsiasi provvedimento giudiziario ed eventualmente quali azioni si intende mettere in campo per preservare la città da qualsiasi condizionamento anomalo a garanzia della terzietà delle istituzioni politiche e democratiche. Certo di un immediato riscontro, richiedo, Presidente, risposta scritta e urgente entro 5 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 25,5 del regolamento sui lavori del Consiglio Comunale. E se questo non accadrà entro i prossimi giorni, Presidente, mi farò promotore, con chi lo vorrà, di una commissione d'inchiesta sugli affidi diretti espletati in questo Comune. Legalità, Presidente, che dovrebbe fare rima con trasparenza. Trasparenza che negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, non abbiamo avuto modo di constatare e di percepire, soprattutto in quello che è il sistema di gestione dei rifiuti, cari cittadini mazzaresi. Io non mi spiegavo, insieme ad altri, il perché questo servizio sia passato da 7 milioni a 13 milioni di euro, Presidente. Oggi l'ho capito, oggi ho avuto ben chiara la situazione, perché alle precedenti assunzioni di fratelli di consiglieri comunali, di amici, di compari, di anello, come si suol dire, di battesimo e cresime, oggi si aggiunge un'altra assunzione del cognato del collega Foggia. Quindi ora capisco perché il servizio è passato da 7 a 13 milioni di euro. Ora capisco, e se a questo aggiungiamo, cari mazzaresi, gli incarichi dati da 3.000 euro ciascuno ai figli del segretario particolare del sindaco, e se questo aggiungiamo l'affido diretto dato all'amico del collega Caruso per il sito dell'SRR Trapani Sud, e se questo aggiungiamo l'inutilità degli incarichi per l'avvocatura in questo comune e l'inutilità della consulenza per recepire finanziamenti europei, capiremmo, cari cittadini mazzaresi, che potevamo risolvere con molta tranquillità il servizio di mensa scolastica per i nostri figli, che è stato staccato 20 giorni prima rispetto al dovuto. Potevamo risolvere la questione dei buoni per la spesa per che il Comune non paga e che paga in ritardo mettendo in difficoltà i supermercati, e potevamo risolvere decine di miliardi di problema che in questo Paese per soli 500 euro non vengono risolti, Presidente. Compreso il maxi schermo, Presidente. Grazie. Amministrare è la cosa più semplice che ci sia, Presidente. Ma nonostante ciò, visto che abbiamo parlato di legalità, oggi volevo fare pure un'altra interrogazione per un problema che è fondamentale. Lei deve andare alla conclusione. Che è un problema che è fondamentale. Lei innanzitutto si prende responsabilità di quello che sta dicendo. Economico per il futuro dei nostri figli. Ovvero, Presidente, l'escavazione del Porto Canale. Deve andare alla conclusione. Innanzitutto lei si prende le responsabilità di tutto quello che sta dicendo. Come anticipato, Presidente. Quindi vada alla conclusione, consigliere Andazzo. Sappiamo tutti, Presidente, che da anni c'è in cantiere l'escavazione del Porto Canale, che purtroppo da anni questo non viene fatto, tanto da mettere in agitazione tutta la marineria e tutti coloro i quali operano nel settore. E vista, Presidente, non la leggo, la visita dello scorso febbraio dell'assessore regionale Croce, in cui chiedeva all'amministrazione che per
depositare fanghi era necessario. Consigliere Randazzo, lei deve andare alla conclusione, consigliere Randazzo. Un parere all'ISPRA. Oggi chiedo all'assessore e al sindaco, alla giunta intera, se questo parere all'ISPRA, se gli uffici che curano il procedimento relativo al progetto di escavazione del Porto Canale abbiano provveduto, come da direttive assessoriali, alla richiesta del parere per la verifica dello stato della colmata B all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Grazie. Anche per questo, Presidente, chiedo risposta urgente, Presidente. Questo concludo dicendo che, cari amici, lo dico a tutti, a tutti i cittadini mazzaresi, vero è che la criminalità uccide, ma a volte il silenzio fa danni peggiori. Questo è il mio omaggio, Presidente, ai miei eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie, consigliere Randazzo.